giusto due parole di introduzione. Innanzitutto volevo dire che riprende oggi questa seconda serie, diciamo, di incontri sui fratelli nel cinema, che è una rassegna che è iniziata a febbraio, diciamo, è iniziata quest'anno. E questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere i fratelli Alfredo e Angelo Castiglioni. Alfredo e Angelo. E, fa anche il contrario lo stesso. Anche siamo gemelli, uno per uno, va bene, metta pure Alfredo Angelo stesso. E il Franco Grattarola farà da moderatore di questo incontro. Abbiamo visto già due bellissimi film e adesso alla fine di questo incontro ci sarà il film conclusivo della giornata. Ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio in particolare i fratelli Castiglioni e Franco Grattarola, a cui passo il microfono. Ecco, iniziamo con un po' di dati, diciamo, biografici e filmografici. Poi quando è iniziata questa vostra passione per i viaggi, per l'Africa? Beh, in particolare? È iniziata alla fine degli anni 50, quindi così denuncio un po' la mia età, veneranda. E perché è nata questa passione per il film, per il cinema, ma soprattutto per la ricerca etnologica sul campo? Ma posso dilungarmi un po'? Sì, sì. Semplicemente perché negli anni 60 ho avuto il piacere, l'occasione di conoscere il presidente del Senegal, Leopold Sédar Senghor, che oltre uomo politico è anche stato un uomo di grande cultura. E un giorno, durante una riunione con altri giornalisti, non eravamo solo noi, ci disse una frase che è stata un po' il leitmotiv di tutta la nostra vita. Disse: uomini bianchi, rivolgendoci a noi, andate negli sperduti angoli del mio paese, negli sperduti villaggi, con le vostre cineprese, con i vostri magnetofoni, e documentate le parole degli anziani, di tutti i depositari di una lunga storia umana legata solo alle loro voci, perché quando questi anziani moriranno sarà come se per voi bruciassero tutte le biblioteche. Ed è stata un'immagine molto forte, ma reale, perché in effetti il sapere di quelle etnie era soltanto nella testa dei vecchi, che sapevano quando coltivare, come cacciare, eccetera, eccetera. Quindi nelle biblioteche viventi, morti questi anziani, non ci sarebbe stato più ricordo. Ecco perché c'è stato questo invito da parte di Senghor a voler continuare, a iniziare questa ricerca. E quindi è stato uno dei motivi che ci ha spinto a questa ricerca, che è durata per 50 anni. Stavo dicendo che credo che dunque il discorso è sempre stato semplice. Poi c'è stato anche un discorso che la ricerca archeologica, adesso stiamo facendo delle ricerche archeologiche, le ricerche etnologiche, antropologiche, del genere, danno una grossissima soddisfazione. Ti appagano da un punto di vista, però finanziariamente non entra una lira, anche oltretutto non hai la possibilità di fare quello che vuoi se non hai di dietro un discorso di appoggio cinematografico, quindi qualcuno che finanzia queste ricerche. Per cui ecco che siamo passati un pochino dalla ricerca pura, che era la base della nostra, del nostro interesse, la ricerca proprio pura, scientificamente esatta, ci siamo portati a fare che cosa? A fare una via di mezzo. Sì, continuare le nostre ricerche, ma anche a pagare le richieste di un produttore, il quale diceva: sì, io vi finanzio, però dovete fare un film con questo taglio, con questa cosa. Adesso stavo parlando prima con il carissimo collega, permetti che ti chiamo collega, e dice: però in definitiva questo ci ha permesso di avere una documentazione filmica eccezionale, non solo con quello che voi avete visto o vedrete successivamente, ma abbiamo in archivio tantissimo materiale che non è mai stato utilizzato per
montare dei film, ma che comunque sono pagine, come diceva mio fratello, di storia, pagine di storia. Abbiamo avuto il piacere che alcune di queste sequenze ci fossero anche chieste da istituti in Francia, per esempio, perché chi aveva mai visto l'infibulazione, chi aveva mai visto certi rituali, noi abbiamo questo materiale. Io non ho mai fatto una speculazione per il materiale scientifico, assolutamente, io dico noi l'abbiamo sempre dato gratuitamente, perché è il piacere di sapere che un qualcosa che noi abbiamo realizzato e che ci è costato, credeteci, fatica, sudore tanto e anche molti rischi di malattie eccetera eccetera, che andassero perduti non mi sarebbe mai piaciuto pensarlo. Per cui quando ci venivano chiesti sti spezzoni per avere una documentazione di certi riti, di certe usanze, di certi costumi che stavano scomparendo, ben volentieri li abbiamo dati. Per cui so che ci sono degli archivi in Francia dove conservano questo materiale e io sono perfettamente d'accordo, perfettamente contento. Bene, ecco, siccome siamo arrivati appunto al cinema, no? Qual è stato proprio il vostro aggancio? Come mai i produttori vi hanno cercato? Perché c'era stato anche, ricordiamo, il vostro primo film è del 69, uscito nel 69, Africa Segreta. 3 anni prima c'era stato un grande successo con Africa Dio di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi, quindi c'era un interesse, penso fosse quello, cioè vi fossero richiesti questo tipo di film perché appunto il film di Jacopetti e Prosperi ha creato un interesse verso l'Africa, ecco. Dunque, diciamo che è vero il discorso di Gualtiero Jacopetti perché Franco Prosperi, perché avevano fatto dei film facendo conoscere un'Africa che allora non era conosciuta o parzialmente poco conosciuta, e però era un'impostazione, un taglio diverso da quello che volevamo da noi. Era un'impostazione più che altro politica, di retaggio coloniale, con tutti i pro e i contro, e contro di quello che è stato dopo la libertà, non parliamo di libertà, l'indipendenza dell'Africa. E quindi questi due bravissimi cinematografari, registi, hanno puntato più su quell'aspetto. No, il nostro invece è stato un aspetto proprio etnologico, di ricerca pura. E questo lo devo sottolineare, anche se mio fratello ha detto una cosa giusta, che c'è stata un pochettino la necessità di dare una risposta al produttore. Però con tutto questo non abbiamo mai assolutamente cambiato nei nostri film quello che è l'essenza del rituale. E devo dire che in tanti anni di ricerche sul campo abbiamo imparato delle cose che normalmente si imparano soltanto vivendo con loro. Per esempio, il rispetto degli anziani. Noi, quando diventiamo vecchi, o siamo ancora produttivi o ci mettono in angolino sperando che si muoia alla svelta. Per loro invece l'anziano è, come diceva Singora, il depositario della tradizione, e quindi diciamo che è considerato, addirittura molte volte è venerato. Poi un'altra cosa che mi ha sempre stupito è che c'è un senso religioso molto esteso. Io mi definisco un prudente, non un credente. Nel dubbio che ci sia o non ci sia un al di là, faccio quello che è indispensabile, magari mi vado alla messa, faccio una comunione ogni tanto, eccetera eccetera. Per loro non è così, la credenza è radicata in loro, e questo è un altro aspetto che mi ha fatto molto piacere conoscere, vedere e constatare che ci sono questi valori che noi purtroppo abbiamo perso, come un senso comunitario. Tutti godono, gioiscono e penano per una nascita o per una morte, tutti insieme costruiscono la casa, tutti insieme. C'è veramente una forma di socializzazione che noi abbiamo perso, dove la nostra socializzazione è sempre legata a degli schemi politici. Lì no, invece è un sistema per creare questi microcosmi e fare che questi microcosmi siano insieme funzionanti, ed è uno degli aspetti che mi ha fatto piacere. Poi ce ne sono tantissimi altri. Io devo dire un'altra cosa che forse apre un pochettino l'idea di quello che noi abbiamo fatto. Oltre alle parole di Senghor di cui dicevo prima, no? Questo invito ad andare, ci sono state anche delle letture importanti. Ad esempio, una delle letture che ci ha aperto veramente una strada nella ricerca
è quella di, sicuramente nessuno di voi lo conosce, è l'anima dei Pigmei d'Africa, l'anima dei Pigmei d'Africa, fatta da un certo padre Trins, un missionario. È stato per un'infinità di tempo in un villaggio di Pigmei Babinga. E abbiamo scoperto in questo libro che parlava di magia positiva e magia negativa, quello che i francesi chiamano il sorcier e il féticheur, cioè il fautore di magia buona, il sorcier, féticheur, quello di magia negativa, di magia cattiva. Bene, in questo libro raccontava degli episodi strani, stranissimi, quasi incredibili, tanto è vero che la sua confraternita religiosa lo ha richiamato in Francia e gli ha detto: ma come, ti mandiamo giù per sradicare certe credenze e tu ti fai prendere da queste idee? Allora c'è stata una specie di chiamiamolo processo, dove lui ha portato delle testimonianze di catecumeni, di suore, che hanno avvallato quello che lui aveva visto. Tra cui c'è un... Allora noi su questo libro ci siamo basati su le nostre ricerche. Per esempio, c'è il transfert della malattia. Allora, c'è un episodio che è abbastanza indicativo, se si vuole è anche strano, perché un catecumeno aveva quello che lui chiama la malattia dei boschi, cioè una febbre dei boschi, cioè probabilmente una malaria. Allora, siccome le cure occidentali non facevano niente, il féticheur, lo stregone del bene, prende questo uomo, questo ragazzo, era un giovane, lo porta nella foresta, lo fa appoggiare con la schiena al tronco di un albero e inizia a cantare, fa dei passi magici, versa delle pozioni e va avanti questa cosa per ore. E questo è un racconto che fa del padre Trist, dettagliato. A un certo momento la pianta ha come un fremito e comincia a perdere le foglie, mentre il ragazzo, che fino allora non riusciva neanche a reggersi in piedi, pur barcollando ritorna alla sua capanna. Allora, questo discorso del transfer della malattia da una cosa, da un essere vivente a una pianta, volevamo vederla anche noi e abbiamo scoperto qualcosa di simile tra i Mundari, una popolazione dell'Alto Nilo Bianco. Lì c'era una vecchia che aveva tutte le malattie di questo mondo, non si reggeva in piedi, tant'è vero che quando l'hanno portata per curarla, l'hanno portata a braccia, a peso, l'hanno messo al centro del villaggio ed è cominciato questo rituale che rispecchiava quello che aveva detto padre Trist nel suo libro, soltanto che invece di essere un féticheur, un uomo, era una donna, e chinata sul corpo di questa ragazza, di questa signora, questa donna, succhiava il male e lo buttava verso dove? Verso una ragazza, una nipote che è giovane, poteva sopportare la malattia. Questo lo abbiamo testimoniato noi, non padre Trins. Alla fine, dopo ore e ore di incantesimi, di danze, delle cose lunghissime, questa vecchia si è alzata e anche lei barcollando se n'è andata, mentre la giovane ha avuto delle convulsioni. Sembrava degli attacchi di epilettica, non si riusciva a tenere la faccia, sudava, urlava. Quindi io non sono medico e non ho potuto convalidare questo. Ma era impressionante vedere questa ragazza, si digrignava i denti, si agitava, sudava, urlava e roba del genere. E perché? Non si sa, perché dopo due ore o tre ore di questa manfrina è ritornata abbastanza normale. Nel frattempo la nonna, la parente vecchia, se n'era andata con le sue gambe. Dici, sarà suggestione, sarà tutto. Io ammetto tutto e non voglio entrare in un discorso che non conosco e neanche lui conosce, perché io non sono un medico. Però sono quelle cose che onestamente ti fanno pensare. Perché quando si vedono questi rituali, non è un rituale come quello delle carte, guardi, durano delle ore, ore, ore. C'è una energia che esce da questi guaritori, secondo me è un'energia che può essere positiva, può essere negativa, perché l'energia può essere anche quella che ti fa ammalare, che ti fa morire, ma se è una positiva come quella che abbiamo visto noi, ti fa guarire, e noi abbiamo visto guarire, non una volta e onestamente, in tante altre occasioni. Sa che poi, vedi, filmare queste cose, e lo sa, ti dicono: beh, avete costruito una lì che si agitava, perché è facile pensare che tu abbia mistificato la cosa, l'abbia creata ad hoc, ma sapessi quanto ci ha sconvolto. Ma guarda, adesso non ve le racconto, ma sono visto qui fino a domani mattina. Io racconto un altro episodio, vai, sempre di magia.
Dopo basta, non dico più niente. No, no, ma se vuole io fermo. Allora, un'altra cosa di magia, anche questa strana se si vuole, perché anche qui c'è una un imponderabile, c'è una cosa che uno non riesce a capire come è successa. Allora, noi eravamo andati in Repubblica Centrafricana, allora si chiamava Ubangi-Shari, è la famosa patria di Bokassa. Sapete che Bokassa è stato anche un po' un cannibale, si mangiava anche un po' di cristiani. Noi dovevamo andare nell'estrema parte della loro Ubangi-Shari per studiare una popolazione che erano gli Azande, i famosi Gnam Gnam, nome onomatopeico perché è stato dato ai primi esploratori da Stanley, perché Gnam Gnam si mangiavano la carne umana. Dovevamo fare questo studio, no? E allora con una jeep stavo percorrendo la pista di laterite rossa che da Bangui arrivava fino al confine con il Sudan e con il Zaire, allora Congo Belga. Alla guida c'era un autista di cui noi avevamo grande fiducia, un nero di razza banda. È importante il fatto della razza. A un certo momento sul bordo della strada vediamo un vecchio vestito di pelli, con cucite sulle pelli delle griff, delle artigli di animali, di uccelli, con tante cose strane, che fa il segno di autostop, di aiutarlo, di farlo. Allora vedo il mio autista che cambia espressione e dice: no, quello è di razza Banja, Banja sono cattivi, questo è un sorcier, è mio nemico, è un mio nemico, se n'è andato, se ne va. Ma questo qua, che c'erano le campanelle, che era, sì, bello. E questo qua era immerso nella nebbia perché era appena piovuto, quindi voi sapete che quando il terreno caldo dell'Africa si forma una specie di coltre di umidità. Allora non si vedeva le gambe, però sentiva che aveva delle sonagliere, dei campanelli, perché quando si muoveva, ed era l'espressione della sua rabbia, sentiva suonare i campanelli. Allora questo qui, il nostro autista, arrabbiatissimo e preoccupatissimo, prende parte, fa alcuni chilometri e si fa una gomma. Allora la paura era che era già stato un fatto abbastanza anomalo, il fatto che le gomme non avevamo mai forate fino a quel momento. Allora, poi fuori la gomma. Allora lui scende tutto agitato, perché sapeva che stava arrivando quell'altro, però insomma noi eravamo andati molto più avanti con allora lavorando velocemente con la chiave inglese, gli parte la chiave inglese, picchia contro le nocche, si fa una sbucciata di nocche che non finisce più, e poi senti la campanella che arriva questo uomo con degli occhi senza espressione, non ci guarda neanche, è sempre di ding, di dong e di dan, si allontana. Allora, grande fatica per fare la svelta e mettere a posto la macchina, ripartiamo, facciamo un'ora grosso modo di cammino, non vede una roccia, sfonda un pneumatico, pam! Sfondare un pneumatico non è una cosa facile, perché bisogna stallonare, bisogna togliere la camera d'aria, bisogna togliere il copertone, rigonfiare tutto, quindi ci mette più di un'ora. E mentre era lì che stava sudando in tutti i termini al suo lavoro, il nostro si vede che si agita, perché da lontano senti di ding e di dong e di ding e di dong, questo che arriva sempre con questa faccia assente, questi occhi che non sembra gli occhi di un cieco, insomma, per farla breve. Allora montiamo di gran carriera il pneumatico e ci avviamo verso Zemio, che era un piccolo villaggio dove c'era un missionario che conoscevamo, e sembrava un'oasi per noi arrivare, non tanto per noi ma per il nostro autista, che aveva una paura infame di risentire ancora le campanelle. Arriviamo e vede la porta illuminata da Petromax, allora c'erano le lanterne a petrolio, e siccome pioveva che Dio mandava, prende la rincorsa e va verso la capanna per trovare finalmente un rifugio sicuro. Non vede un cavo d'acciaio che recintava il giardino, ci inciampa, cade, fa un volo carpiato, con la rotonda e si spacca un po' di costo. Ecco. Allora, alla luce di un fulmine davanti a noi, in una capanna, vedo
quell'essere che e per la prima volta sorride e sentiamo i suoi campanelli ding dun tan che suonano. Ecco, questo è un episodio che può essere interpretato in 100.000 modi, caso fortuito, accidentalità, però garantisco che è successo così. Vabbè, questi sono aneddoti bellissimi, tra l'altro. Ecco, un'altra cosa che secondo me fino allora non aveva mostrato nessuno, che si vede in alcuni vostri film, sono a parte questi rituali sessuali, ma soprattutto queste mutilazioni che venivano inferte, l'escissione, l'infibulazione, che all'epoca non è che se ne parlasse molto. Adesso diciamo che ci sono delle campagne proprio per evitare questo tipo di mutilazioni, però voi siete stati i primi ad avere il merito di averle mostrate, e questa peraltro era una cosa, io scorrendo anche alcune critiche d'epoca, veniva quasi imputata, cioè di questo insistere, la castrazione del guerriero che c'è su Addio Ultimo Uomo. Quindi ma voi queste erano cose per esempio che vi chiedevano i produttori, di inserire delle scene a sfondo sessuale, immagino? Noi giravamo tutto quello che c'era da girare, soprattutto su quello che è i rituali, gli usi, i costumi e roba del genere, lo stavo dicendo prima, per cui c'era tutto anche il corollario di queste cose, che perché non è che uno arrivava la mattina, saltava in piedi, tagliavano il clitoride, c'erano tutti i rituali prima, quando poi si doveva montare, e qui era il problema, che c'era sempre un po' la spinta del produttore che diceva sì, questa è una cosa interessantissima, bellissima, da un punto di vista scientifico perfetta, però per il pubblico non va. E allora dovevamo optare. Però io questo discorso l'ho sempre accettato, perché senza queste possibilità di fare il volere certe volte del produttore non avremmo potuto nemmeno recuperare del materiale che adesso io ho in archivio. Stavo parlandone prima con loro, ho in archivio del materiale che ha sicuramente essenzialmente un valore scientifico, che però a quei tempi non è stato montato, perché purtroppo non era quello che era l'ottica, il volere, il desiderio del produttore. Ecco, grazie. Invece un'altra cosa che mi ha stupito, visto soprattutto l'anno di uscita del film, su Africama, che è del 71, c'è anche, fate vedere in delle sequenze, l'uso di droghe, che è una cosa abbastanza inedita, cioè vista sì, in quel contesto lì. Beh, anche quello è stato un modo per mettere in evidenza la realtà. E poi ecco quella scena lì, che era molto più lunga e molto, anche molto più aggressiva, è stata tagliata dalla censura perché era giudicata, adesso magari sarebbe una cosa da ridere, ma a quei tempi era considerata una cosa che non si poteva mostrare in pubblico. E sai, ad esempio, è una cosa stranissima della censura di allora: noi abbiamo avuto tutti i manifesti censurati laddove c'erano i seni delle donne o l'organo sessuale dell'uomo, senza perizoma, senza niente. Ho a casa ancora le locandine. Le locandine con mezzo, è venuto fuori un caso, perché fuori al cinema Durini, Milano, quando è stato presentato il film Africa Segreta, c'erano queste donne con dei bellissimi seni, giovanissime, la gente col seno scoperto. Scandalo enorme. È venuto fuori la magistratura, denunciano, però è venuto a mettere su una striscia nera sui seni, che è una roba assurda, anche perché è alterare la realtà. La realtà, la verità è che loro erano nudi, ma perché ci devo mettere su una striscia? Beh, quei tempi le cose erano così. Non è stato facile, diciamo la verità, non è stato facile fare i film, quei tipi di film che facciamo noi in quell'epoca lì, non è stato per niente facile, perché la censura non era quella di adesso, non so neanche se esiste più, esiste, non so, poi esiste, no? Perché ma lui vedo la televisione che vengono fuori tutte le parole di questo mondo, ma vaffa, ma qui là, una volta se dicevi una roba del genere ti arrivava subito una denuncia da parte della magistratura, sai che noi abbiamo avuto anche un film sequestrato, Africa Ama è stato sequestrato, perché e ho subito un processo perché mi hanno detto oltraggio al defunto. Allora, oltraggio al defunto è perché abbiamo filmato un rituale, se vuoi violento, ma però non era mai stato filmato, in Amashi, nel Camerun, dove si inumava la persona dentro, in una fossa non normale, poi si lasciava per un certo periodo di tempo, quello,
Era lo stregone che stabiliva il tempo in base agli auspici, sacrificava gli animali, poi in un certo momento veniva riesumato e gli veniva tolta la testa e messa in un vaso e messa in cima a un albero, perché la forza vitale era dentro nella testa, dall'albero si spargeva su tutto il villaggio, il quale avrebbe avuto, le donne avrebbero avuto più figli, il grano, i cereali sarebbero cresciuti, e tutta questa cosa era legata a un'idea che noi magari ci fa ridere, però che loro, per loro era sostanziale, la forza vitale nella testa che viene portata fuori. Un certo momento è arrivata una denuncia dal magistrato, mi ha detto: oltraggio ai defunti. Ma come oltraggio ai defunti? Ma io non sto mica andando a tagliargli la testa per metterla sulla roba. È stata una barzelletta, come tante cose in Italia ancora adesso le vengono fuori le barzellette, lasciamo aperte, e mi sono trovato penale in un'aula di tribunale a spiegare una cosa che io avevo filmato, ma che di cui io non c'entravo assolutamente, non è che io ho forzato roba del genere. Era una realtà che erano dei comuni. Allora ho dovuto portare delle documentazioni etnologiche dove si parlava dell'esistenza di questo rituale, e finalmente qualcuno ha capito che in definitiva noi oltraggi non abbiamo fatto, tanto più come ho detto che non abbiamo tagliato la testa al defunto. Vabbè, insomma, a parte questo, Africama, che ha avuto questo sequestro, processo, poi mi pare anche qualche un paio di tagli dovrebbe aver avuto la copia. Voi avete avuto problemi in censura per altre, perché io per esempio Addio Ultimo Uomo ho trovato delle cose forse molto audaci per l'epoca, perché a un certo punto in contrapposizione montate una serie di clip di film hard. Sì. Che vabbè, si bloccano proprio nei momenti clou, però era abbastanza forte per l'epoca, perché poi i primi hard sono dell'anno successivo, quindi l'ho trovato molto audace, cioè che la censura li abbia lasciati quasi intonsi questi film. Bene, un po' il film lì con questa contrapposizione c'è nata in una maniera semplicissima, che proiettando i nostri film in alcune riunioni e ci sentivamo dire: ma che selvaggi, ma che gente. Ho detto: aspetta un momento che ti faccio vedere che più selvaggi siamo noi e non sono loro. Per cui quando io abbiamo filmato con la guerra tribale, con l'uccisione del guerriero, roba del genere, ho detto: vabbè, adesso ti faccio vedere. Allora c'era il Vietnam, no, è Corea. Corea, qualcosa del genere. Comunque, in certo momento sono andato in un archivio americano e ho preso degli spezzoni di film girati in Corea. Ho detto: adesso vi faccio vedere cosa sono capaci di fare i civili rispetto a questi qui. Qui fanno sì, hanno fatto una, ma però è una cosa limitata, tribale, è una cosa dettata da e lì questi stermini che sono filmati in questo, che ho messo nel film, sono, e ho fatto tutte queste contrapposizioni. È un film un po' di contrapposizione, era nata così l'idea, era piaciuta, ho detto: beh, facciamolo. Ecco, questo infatti è a mio avviso è particolarmente curioso, Addio Ultimo Uomo, perché fate appunto queste contrapposizioni, però a differenza di quello che succedeva nel cinema Jacopetti e Prosperi, siamo noi occidentali che siamo gli incivili, non sono i cosiddetti. Quindi sì, l'ho trovato proprio un ribaltamento dell'ideologia poi che era presente in Addio Zio Tom. Ecco. È stata questa, insomma, non mica per niente critico, ma l'idea è stata questa, cioè di far vedere che i selvaggi non sono loro, perché sì, hanno delle violenze, delle cose, cioè, per l'amor di Dio, nessuno dice che non ce l'hanno, ma anche noi non scherziamo niente, anzi, quando vogliamo scherziamo di più. Ecco, questo era un po' il discorso che era nato in questo film. A me è sembrato veramente che è quasi fatto in contrapposizione ad Addio Zio Tom, infatti Addio Ultimo Uomo, Addio Zio Tom, anche perché Addio Zio Tom finisce con l'immagine del negro digrignante, mentre voi fate vedere una donna negra molto bella, per esempio, cioè si bloccano i titoli di coda, viene fuori la donna che sorride, esatto. molto bella. Ecco, qui non so se volete, io posso raccontarvi altre cose di quello che sì, è. Ma dopo ci buttano i pomodori matti perché sono stufi di sentirci. No, ma penso siano molto interessanti le cose che raccontano. Allora, sempre legati al discorso che noi abbiamo una nostra filosofia, che molte volte non è, anzi, più delle volte non è la filosofia di loro. Allora, io voglio raccontarvi un episodio che è di vita, la filosofia di vita.
noi abbiamo un tipo di filosofia che non, molte volte non coincide con la loro. E racconto un episodio che è successo poco. Con quella africana. Popolazione africana. Sì. Allora, voglio raccontare perché mi ha divertito nel momento. Adesso mi preoccupo un po', ma allora mi aveva divertito. Io, siamo passati, come ha detto mio fratello, dalle ricerche etnologiche, antropologiche, alle ricerche archeologiche. Adesso stiamo scavando una vecchia città, sicuramente molto antica, probabilmente addirittura di epoca egizia, in Eritrea, sulla costa Eritrea. Prima però facciamo delle altre ricerche nel deserto nubiano sudanese, e lì ci abbiamo passato 25 anni a ritrovare tutto quello che... Adesso il British Museum vuole un libro perché ritiene che noi siamo i soli grandi esperti di questo enorme spazio che è il deserto orientale nubiano. Allora, sto scavando una tomba, andiamo veloce, sto scavando una tomba e trovo la volta che copriva la zona dove c'era il corpo dell'inumato. Queste volte sono sempre molto delicate, basta sbagliare e togliere un frammento di sasso che crolla tutto, con tutti i disastri che uno può immaginare. Per cui cerco l'aiuto suo, ma lui stava scavando in un'altra zona. Allora avevamo come caposcavo un americano, che anche lui era lontano dalla zona. Mi guardo in giro e vedo il capo arabo dei lavoranti, che è lì sotto una cengia a prendersi il terramenta. Allora gli dico: Ahmed, vieni qui e dammi una mano. Lui sposta appena appena la testa, vede il sole allo zenith, dice: no, io non vengo lì, vieni qui tu a prendere il tè. No, gli dico: scusa, devi venire qua a lavorare con me. E dopo la terza quarta volta che c'è questo discorso, un po' incavolato, mi precipito verso di lui e lui alza un braccio e mi dice: tu sai che la tua vita è un metro, sono 100 centimetri. Allora già una risposta del genere, da una domanda del genere ti spiazza, dice: ma cosa significa questo? Significa quanti anni vuoi campare? Dico, no, quanti anni hai? No, prima, sì. Dopo, quanti anni vuoi campare? Sì. E gli dico: boh, quelli che mi dà il Padre Eterno, mi dà là, secondo i punti di vista, ti bastano 80 anni. E dico: sì, mi bastano. Allora i tuoi 100 centimetri di vita non sono più 100, ma sono 80, perché 20 non li vuoi vivere più. Poi mi dice: quanti anni hai? Allora avevo 60 anni. Dico: 60 anni. Dice: ma allora il tuo metro è di 40 centimetri. E uno comincia a spaventarsi. Poi mi dice: dormi? E dico: come un bimbo in fascia. Qui quando tocco la mia branda dormo. Secondo la vostra mentalità, chi dorme non produce, quindi non è più 20 centimetri, ma nei 10. Poi preghi, bim bum ba, fai vacanze, insomma, per farla breve. Dice: ma tu sai che c'hai 2,5 centimetri di vita, e per 2,5 centimetri fai questa fatica sotto il sole, ma vieni qui che ci beviamo un tè alla menta, vedrai che il mondo è migliore. Ecco, questa è stata la filosofia. Ma di queste filosofie ne ho imparate moltissime. Se no mi sto a tediare, ragazzi. No, questi sono belli questi racconti, per carità. Lo so, se volete ve ne racconto 100.000. Perché ne è capitato. Lo so, se volete io vado avanti. Ad esempio, io ho fatto un filmato ultimamente che ho presentato alla Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto, e ho avuto il piacere, su 24 nazioni partecipanti e 150 film, di prendere il secondo posto. Ed è un film su Iborana, una popolazione dell'Etiopia, che abbiamo filmato alcuni anni fa. Volevamo vedere qual era la loro organizzazione per attingere acqua che serviva sia per l'alimentazione sia per dar da bere agli animali, senza l'uso né di pompe né di secchi né niente, ma solo con la forza umana. Per farla breve, non vi sto a raccontare, perché il film, se lo andate a vedere, è molto esplicativo come avveniva questa cosa. Dico soltanto che non riuscivamo ad avere un aggancio con la Yantu, che era il vecchio, il saggio, il sacerdote che poteva darci l'autorizzazione di andare a curiosare le cose loro. Però ecco, qui un po' subdolamente sapevamo che il sicomoro, una pianta per loro, è una pianta sacra, anche per gli egizi lo era.
Perché? Perché le radici sprofondano nel terreno fino a trovare l'acqua, e quindi è una strada per andare a trovare dell'acqua, ed è una pianta ovviamente per questo motivo sacra. Allora noi facciamo il campo sotto il sicomoro, e il giorno dopo troviamo questo Ioannou che viene lì e dice: ma voi sapete che avete fatto una cosa molto bella, vuol dire che voi avete apprezzato la nostra pianta sacra, che è appunto il sicomoro. E si stava aprendo le possibilità. Poi mi dice: adesso facciamo un sacrificio di una capra, leggiamo gli intestini, l'interiore, e traiamo gli auspici, cosa che succedeva anche noi in epoca romana, per esempio. Allora si radunano tre o quattro di questi aiato, di questi personaggi importanti, pigliano una capra, guardano le viscere e poi dicono: no, tu hai il cuore lì pulito, puoi venire da noi e puoi cominciare a chiedere. Allora la cosa però mi aveva incuriosito, dico: ma perché guardando gli intestini di una capra potete prevedere il futuro? E dice: è semplice, perché il Padre Eterno, loro si chiama, il loro Dio, scriveva il passato, il presente e il futuro della nostra storia su un libro. Questo libro poi un giorno l'ha affidato a un vecchio, il quale, come tutti i vecchi, si è addormentato, e una capra gli ha mangiato le pagine del futuro. Ecco il motivo per cui adesso noi guardiamo gli intestini per trarre il futuro. Ecco, poi l'ultima è stata quella che alla fine, grande considerazione, ci fa conoscere i suoi figli. E una mattina su un tronco d'albero vediamo una serie di bambini che il vecchio, l'Ioannou, comincia a presentare: a questo qua è bravissimo, questo qui con una lancia ha fatto scappare un licaone, questo qui non ha perso mai un animale, questa qui, questa ragazza qua sta prendendo già le veci di sua mamma che è incinta e quindi cura il fratellino. Insomma, arriva fino alla fine, ce n'è uno invece testa bassa che lì tremebondo e dice: ah, questo qua è la spina del cuore per la famiglia. Un giorno si fa fregare la lancia, un altro giorno perde una capra e dobbiamo passare tutta la notte per cercarla, non sappiamo cosa fare, però ci ho pensato, lo mandiamo a scuola dai missionari e ce lo togliamo dai piedi, che è la differenza da noi. Noi andiamo a scuola per imparare. Vabbè, basta ragazzi. Questo è bello, perché qualche domanda proprio sui film, sul vostro modo di lavorare. Ecco, questi sostanzialmente i vostri film sono dei reportage, delle riprese dal vivo, poi chiaramente avete montato solo alcune cose, escluse altre. Vabbè. Ecco, in media quanto impiegavate a girare questi film? Cioè, Africa Segreta, l'avete girati, si può dire, tranne l'ultimo, che tra Di Ultimo Uomo e Africa Dolce e Segreta c'è qualche anno, ma gli altri sono quasi tutti in sequenza, diciamo, sono usciti uno a differenza di un paio d'anni dall'altro. Di regola ci mettiamo in media 3 anni, qualcuno un po' meno, qualcuno un po' di più, per girarli, perché non è che potessero. Il discorso è molto semplice: si metteva giù una scaletta, perché un soggetto era impossibile, evidentemente, era una scaletta, un'idea di come quello che dovevamo fare. Se nella scaletta c'era su scritto che dovevamo. No, volevo sapere se giravate tutte voi le scene o se usavate, sì, anche materiali del repertorio, materiali girato da altri, e se giravate in 16 o in 35. Ecco, grazie. No, dunque, abbiamo sempre girato noi, tranne quello che abbiamo comprato in archivio americano. Facevo l'esempio prima del film, per avere questa contrapposizione tra questa guerra tribale a cui abbiamo assistito e naturalmente una guerra che era in auge in quel momento, che era la guerra in Corea. Allora lì abbiamo dovuto per forza andare a trovare il materiale, però tutto il materiale è stato girato da noi. Giriamo in 16 mm per un discorso estremamente semplice, perché lei forse lo sa perché vedo che è nell'ambiente, che il 35 mm era ingombrante, la stessa conservazione della pellicola era un problema, perché la pellicola non poteva andare su una certa temperatura, l'umidità, mica gel di silice, tutto quel che hai tu, però era un lavoro conservare la pellicola. E poi cosa si doveva fare? Si doveva girare sempre qualcosa in più
di rispetto a quello che noi, perché? Perché non si sapeva il risultato, non è come adesso che guardi dentro nel quadratino e dici ah guarda è venuta bene sta sequenza, no, se no la rifacciamo. Tu questo lo sapevi, io ricordo per esempio un fatto che così mi ricordo perché mi aveva impressionato questo fatto. Noi avevamo stati 21 giorni, dicesi 21 giorni, in cima a una montagna aspettare a vedere una tizia che partorisse. Ma perché ci interessava? Perché tu dici ma le donne partoriscono tutte nella stessa maniera. Non è affatto vero. Ci sono dei rituali prima del parto, dopo del parto, e per esempio quella donna lì partoriva seduta su un sasso. E quindi io volevo vedere questo rituale. Giravamo con due macchine, con me c'era un altro diciamo aiuto operatore per modo di dire, perché non è che fosse molto nelle cose, però mi dava una mano, perché diciamo io faccio un totale, tu fai un dettaglio, roba, ci siamo sparati. E devo dire che è stata una cosa lunghissima, perché prima di arrivare a convincerli che noi dovevamo vedere sto parto, roba, quando siamo arrivati in Italia, che l'abbiamo andato a stampare allo stabilimento, un certo momento mi arriva una telefonata, in ufficio arriva una telefonata da un tele, mi dice sa, purtroppo abbiamo avuto un guasto dell'impianto elettrico prima che entrasse in funzione la cosa, insomma dentro nei liquidi di sviluppo c'era dentro un vostro film del genere. E io dico vabbè cos'è, e mi dice guarda che è il numero, la bobina numero tale, siccome io ho tutto elencato i bobini, guarda la bobina quella del parto, e beh mi è venuto un mezzo collasso cardio, perché noi eravamo stati su 21 giorni. Dice uno, dice cosa sono 21 giorni, sono tantissimi in cima a una montagna aspettare che una partorisca. Quando siamo arrivati mi ha detto quanto tempo è che ha partorito, cioè, naturalmente con gesti, mica gesti, dietro uno che sapeva tre parole in francese e diceva di essere interprete, un nero, e un certo momento ha detto ma sono 11 mesi. Però questo quando nasce con le scarpe 11 lune, no, perché loro vanno con le lune, poi sai loro, e quindi quando abbiamo visto questa cosa è stata, ecco, c'è dentro nel film Africa Ama mi pare, però lì non c'è una sequenza che a me interessa moltissimo, che per il sapere di queste persone, a un certo momento doveva uscire la placenta, poi la placenta l'avete vista perché viene raccolta in un vaso, ma l'uscita della placenta non usciva da questa donna che aveva partorito, per cui hanno detto come facciamo a far uscire questa placenta? Quindi tutte le vecchie sono riunite, uno diceva spingi sulla pancia, l'altro qui, l'altro là, l'altro su, arriva una vecchia, dice so io come si fa, gli chiude il naso, gli fa aprire la bocca, prende uno stelo di paglia, gliela mette nell'uvola, questa gli viene una contrazione di vomito e puff, esce. Questo è il sapere di quelle vecchie lì che con poco, con niente, con cosa riuscivano a risolvere dei problemi molto importanti, perché non l'uscita della placenta poteva essere molto, molto serio come problema. Ecco, tanto per così mi è venuto in mente perché parlavo di questo parto, però non l'abbiamo messo nel filmato perché forse era un po' questa qui che aveva sti conati di vomito, insomma. Forse il caso di farlo vedere. Vabbè, così. Senti, invece voi i primi tre film che avete fatto, Africa Segreta, Africa Ama, immaginato, sono in collaborazione con Guido Guerrasio, e il secondo con Oreste Pellini. Sì, sì. Ecco, qual erano il ruolo di questi due vostri collaboratori? Guido Guerrasio è una persona che non ha mai preso un aereo in vita sua e si rifiutava ovviamente di affrontare certe difficoltà, certe fatiche, certi rischi. Era un bravo montatore. Era dell'Africa. E noi gli facevamo, seguivamo la scaletta che avevamo predisposto, portavamo il materiale e lui era un ottimo sarto, cuciva il materiale che noi portavamo. Era un ottimo montatore. Pellini invece è stato un nostro operatore, era molto bravo. E l'abbiamo tenuto con noi per un po' di viaggi. Poi ha avuto una crisi perché si è sposato, ha avuto una bambina, insomma non se la sentiva di rischiare più in mezzo alle foreste o in mezzo alle savane, e ha dato forfè, il che mi spiace perché era molto bravo, molto attento, molto capace. E questi sono i due personaggi, poi il resto ero io e mio fratello, e vabbè ogni tanto qualcuno che poteva darci una mano, ma il 90% era materiale che giravamo noi. I commenti erano fatti in base a dei vostri appunti di viaggio, sì, immagino. Sì, e quelli dei commenti è un po' una storia che non mi piace ricordare, perché i miei appunti erano appunti precisi, etnologici precisi, di studio. Il commento che fa, adesso non voglio togliere niente a Guerrasio,
che però Guerrasio faceva molte volte li portava un po' troppo verso il commerciale, lo ridicolizzava, che non mi piaceva. C'è stato... Ma guardi, questa cosa in realtà l'ho notata solo su Africama, cioè, sì. Indulge un po' in alcune, sì, volgarità, ma forse solo lì, perché gli altri, no, gli erano altri abbastanza calibrati. Sapesse quante lotte, per... è stato neanche tanto facile a fare per esempio certi commenti, perché il produttore dice facciamo fare il commento a Alberto Moravia. Allora, a un certo momento, io sono andato a Roma, conoscevo sto Alberto Moravia, dico, mi piacerebbe che lei, ci mettiamo d'accordo, roba del genere, dico, vengo a vedere il film, dico, bene, benissimo, vengo a vedere, prende nota, roba del genere, porca miseria, mi fa un commento bellissimo, roba del genere, però, sa, non seguendo le immagini, lei lo sa come si fanno i film, se non segui le immagini vai per i tuoi conti. E allora un certo momento siamo stati costretti a cominciare a tagliare un po' il suo parlato, il suo speakeraggio, era una lotta, perché quello che lui scriveva non si poteva tagliare, evidentemente era un parto di una persona con una certa, che sicuramente lo era bravo. Per cui quando noi abbiamo detto, ma senta, ma non possiamo parlare due ore di circoncisione, facendo vedere che cosa, continuare a far vedere circoncisione, ma la gente ci ammazza, si esce dal codice. Però siccome lui voleva fare il discorso etnologico puro, raccontando perché le origini, che poteva essere ancora quella egizia ancora prima, tutte quelle bellissime cose, però in un commento cinematografico, sai meglio di me, devi stare dentro nell'immagine, puoi entrare e non puoi allungarlo troppo secondo il tipo di materiale che tu fai vedere. Se è un materiale tranquillo, vabbè, lo puoi anche allungare, ma se è un materiale un po' duro, un po' crudo, un po' roba del genere, devi comprimere. Ecco, queste sono state un po' le... Questo era riferito a Magia Nuda. Magia Nuda, ecco. Quindi che, però Magia Nuda forse qualcosa ha fatto anche Guerrasio, sì. No, lui è sempre fatta operazione di montaggio, a nessuna ripresa, soprattutto torno a ripetere, non aveva nessuna voglia né il rischio di andare per deserti o per savane o per foreste, come abbiamo fatto noi, non portavamo materiale, e lui da buon sarto metteva insieme il materiale. No, perché poi i commenti dei vostri ultimi film, uno è di Addio Ultimo Uomo, e di Vittorio Buttafava, che era stato il direttore di Oggi, è un giornalista anche abbastanza famoso, e l'ultimo, Africa dolce e selvaggia, di un docente di etnologia, di, sì, Monsignor Guglielmo Guariglia. Era il docente di cattedra di etnologia alla Cattolica di Milano, ha visto il film e ha detto: io in tanti anni di insegnamento, di studio sul campo, non ho mai visto cose del genere, so che esistono ma non le ho mai viste, e quindi ci ha chiesto l'autorizzazione di fare il commento lui, ed è stata una cosa molto importante, perché in effetti non è che è stato fatto. Buttafava, bravissimo come giornalista, infatti gli ha dato un taglio giornalistico molto bello, ma Guariglia, che le ha dato un taglio troppo scientifico, abbiamo dovuto metterci d'accordo con lui di modificarlo, ma lui ha accettato benissimo il discorso, ha detto basta mantenere la realtà delle cose, poi se le dite che con un aggettivo piuttosto che con un altro aggettivo a me non interessa, però non falsifica. E io credo di aver avuto la bella soddisfazione, perché un docente di cattedra di etnologia e antropologia per me era anche un avallo, una conferma, una certezza anche per i critici e roba del genere, che non era una cosa buttata là così, perché sennò questo era un monsignore, ricordiamoci che era un prete, un monsignore, quindi non credo che uno si presti a fare un commento su delle immagini o su del materiale che non fosse più che etnologicamente e antropologicamente esatto, e questo ci ha fatto molto piacere, perché insomma abbiamo avuto questo avallo. Sono un po' tutte queste cose, purtroppo. Ma questi comunque preistoria. Allora, comunque un'altra cosa proprio sui film. Allora, Africa Segreta, come raccontavate prima, ha avuto molto successo. Molto successo. Però era un film praticamente, penso, prodotto con poco, sì, con poco. Ecco, invece i successivi tre film, Africama, Magia Nuda e Di Ultimo Uomo,
subentra uno dei più grandi produttori italiani, Alberto Grimaldi. Ecco, com'è stato questo incontro con Grimaldi? È stato un incontro un po' strano, perché dopo le prime proiezioni serali che facevamo lì al Durini, e c'era un assalto, c'era veramente il pieno sempre di questo cinema, una sera, non tutti contenti perché io avevo una percentuale sugli incassi, quindi per me era un modo come un altro per noi per constatare quello che ci veniva volgarmente in tasca. Da dietro una colonna del Durini, Durini c'ha delle colonne, vediamo uno che fa: ho bisogno di parlarvi. E dico: chi è lei? Io sono distributore della PEA di Alberto Grimaldi per l'Alta Italia, sono Rossi, bim bum bam. Dico: di cosa posso fare? No, niente, il presidente, cioè il Grimaldi, vi ha già prenotato un volo su Roma, dovete andare giù perché vi vuole conoscere. Noi eravamo ragazzini, quindi questo ci gratificava moltissimo. Il grande produttore era uscito con i pugni di dollari con questi film di grande successo, e noi ci siamo trovati sull'aereo e ci siamo trovati giù a Roma in questa mega villa che aveva all'Eur, e lì ci siamo trovati di fronte a un contratto già pronto per tre film con delle percentuali che quelle che ci aveva dato, perché prima aveva lavorato con la CED Columbia, con Penotti, col commendatore Penotti, che l'accordo era anche vantaggioso, ma non vantaggioso come quello di Alberto Grimaldi, che ci ha messo lì veramente dei contratti che facevano gola. Il che, sa, poi uno pensa un pochettino a quello che è il suo futuro. Sapendo che Alberto Grimaldi era un grande produttore, abbiamo subito accettato l'idea, non sapendo che così facendo abbiamo urtato la sensibilità di commendatore Penotti, il quale, quando ha saputo che noi eravamo passati nell'altra barricata, ci ha detto: mi spiace perché i miei figli, perché ci considerava i suoi figli, no, eravamo giovani, ci hanno traditi col nostro, mi hanno traditi col mio avvocatuncolo, perché era avvocato della Cercolo. E allora mi è spiaciuto perché anche Penotti era una persona di grande cultura, di grande capacità imprenditoriale. Ma poi c'è tutta una storia, ci sta, anche a un certo momento c'è stato Rizzoli, Angelo Rizzoli, che allora è il presidente della Ceneriz, che ha voluto vedere il nostro film, e questo è venuto attraverso, non so se ve lo ricordate, il loro direttore commerciale, che era certo dottor Sciscione. Mi telefona da Roma e mi dice: il commendatore vuole vedere il vostro film, ha saputo che ha avuto un grande successo da voi in Alta Italia, vuole vederlo. Il che mi ha fatto fare un salto sulla sedia e ha detto: il commendatore che vuole vedere il mio film, è un grande onore. E dall'altra parte questo dottor Sciscione mi dice: se fossi lei non sarei tanto contento. Dico: ma perché? Perché di solito quando io gli dico che un film è bello, lui lo boccia. Quando lui gli dice che un film è bello, io lo boccio. Siccome gli è piaciuto il film, mi ha detto che gli mi è piaciuto il film, sicuramente ve lo boccia. Allora, giornata più tragica della mia vita. Con le pizze sotto il braccio andiamo in Via del Gesù, dove abitava a Milano, a Milano il commendatore Rizzoli. Scendiamo, lì c'era una sala di proiezione che con le poltrone fatte di pelle umana. Mi ricordo sempre che scende giù una specie di governante che: il commendatore vuole 22 gradi, lì che smanettano per creare una temperatura costante di 22 gradi. Allora, parte il film, noi ci mettiamo per educazione, per prudenza, in fondo alla sala, questa mega sala, davanti c'è il commendatore Penotti, c'è il Rizzoli, c'è la moglie, c'è un po' di gente, no, c'è il segretario. Allora, noi che volevamo fare le cose ben fatte, in questo brogliaccio di film avevamo messo anche i titoli con i nostri modestissimi nomi. Nel silenzio sente: chi sono tutti questi pirla? Voi sapete cosa significa la parola pirla e allora dal fondo noi, commendatore, con molta modestia, siamo noi. Parte il film e cioè la fine era piuttosto forte. Io avevo paura delle reazioni di quest'uomo, magari questo scappa, la moglie sta male, che ne so io. Invece impassibile si guarda tutto il film. Alla fine ci chiama e dico: commendatore, ma le è piaciuto? Sì, però, e comincia però: prenda nota, qui ci vuole togliere questa sequenza, lì bisogna mettere un po' più di seni, qui c'è da mettere,
dico, alla fine dico, come datore, ma io non è più il mio film, lo devo rifare. Se vuole che la Cineris distribuisca il film, deve fare quello che vuole, che voglio io. Allora, tu, senta, mi dia la possibilità, poi siete andati alla Cineris Columbia, mi dia la possibilità di cercare qualcun altro. E lì è successa anche un'altra cosa divertente, perché alla fine noi abbiamo capito che, come ci aveva detto Sciscione, il dottor Sciscione la cosa non lo accettava, proprio perché l'altro gli aveva detto che era positivo. Alla fine arriva fuori con una frase che, ah, di tutto il film mi sono piaciute le sequenze, perché si vede che quella gente si crede, che questa gente crede. Lui era un agnostico convinto. Allora dice, io darei un dito per credere. Uno di noi ingenuamente dice, ma non quel dito come il dottore, ma quello aveva già più di 80 anni. Tanto per. E poi ovviamente non l'ha preso. Ma... scusate. Ma quello mai, cavolo, non c'ho più niente da fare. Va bene, dai. Sentito, ma poi il rapporto con Grimaldi poi si è interrotto improvvisamente, perché poi l'ultimo film vostro, Africa Dolce Selvaggia, sostanzialmente penso sia autoprodotto. Penso. Diciamo che si è interrotto perché Grimaldi ha lasciato anche un po' la cinematografia in Italia. Lui è andato a finire a Los Angeles, ha cominciato un'altra sua attività, roba del genere. So, ha avuto anche dei problemi, così mi hanno detto, che hanno avuto tentativo di sequestro di film, non so se sia più o meno vero. Dei figli, non dei film, dei figli, per cui lui ha lasciato l'Italia e è andato in America, per cui abbiamo perso un po' i contatti e stavamo iniziando a fare un nuovo film con lui, l'abbiamo sospeso e poi siamo andati avanti con l'ultimo film che l'abbiamo fatto con un produttore, come si chiama? Beh, un produttore di terza serie. Sì, vabbè, comunque un po' autofinanziandoci, un po' di cose. Vabbè, così. Però poi dopo basta per un discorso semplicissimo, lo stavo dicendo prima, per un discorso di età. Perché questi viaggi, non pensare che dopo tre anni, si mette insieme tutti i tre anni, vedi quanti anni sono passati. Allora questo discorso è diventato estremamente pericoloso anche da un punto di vista della salute, oltre che faticoso, oltre che rischioso. Poi l'Africa ha passato i periodi turbolenti. Io in Sudan ricordo di essere stato gratificato, però c'era qualcuno dall'alto che ha aperto la nuvoletta, mi ha detto, guarda, diamogli una mano a questi qua, perché siamo stati un giorno andando in giro per la savana, perché dovevamo andare a cercare un gruppo etnico che era in Nuer, siamo finiti in un campo di addestramento condotto dai cubani che c'erano dei fuoriusciti lì, c'è stata questa lotta che poi è durata anni tra il nord musulmano e il sud cristiano e animista, e c'erano i cristiani animisti che combattevano contro il nord, che però il nord aveva il potere perché Khartoum era islamica. Allora c'erano questi cubani che insegnavano la guerriglia, noi come poveri senza saperne cosa da finire in mezzo. Porca miseria, qui non ne usciamo più, perché prima di tutto abbiamo scoperto che dove era il campo di addestramento, quindi figurati se ti lasciano andare. Poi, vista la faccia dei cubani, ho detto, qui si mette estremamente male. E lì ti dico perché è venuto fuori qualcuno a guardarci dall'alto, che dentro lì c'era uno di questi neri che aveva un certo grado di, era un fuoriuscito, era uno, però aveva che era stato studiato presso i Combugnani di Khartoum. Per cui cominciamo a intervare un discorso, e un certo momento ha detto, guardate, quelli non stanno guardando, tagliate la corda che è meglio. E siamo andati via, con la paura di sentire una sventagliata di mitra. E ci siamo andati e non è successo niente. Però ricordo quei momenti lì, sono stati momenti che sono durati forse un'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, ma di terrore. Perché ci siamo accorti che noi potevamo tornare a Khartoum e svelare che lì in mezzo alla savana, in un punto dove c'era un campo di addestramento di guerriglieri. Beh, non è andato, ma ce ne sono state anche altre. Ancora peggio. Ancora peggio.